Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi una breve recensione che, come vedete, riguarderà questo scaldamani, o meglio sono due scaldamani che ho acquistato su Amazon ad un prezzo davvero irrisorio. Infatti si tratta di 6,99 euro, poi ovviamente il prezzo può anche cambiare. Vi lascio il link in descrizione, vi vado a mostrare questi scaldamani che possono essere comunque interessanti per chi va in montagna a sciare. Allora, li ho scelti perché in confronto agli altri che ho trovato comunque su Amazon erano quelli che costavano di meno, e poi adesso vedrete le dimensioni sono anche generose. Come vedete dal pacchetto c'è scritto che si possono riutilizzare, questo è veramente una cosa che conviene, visto che ci sono anche quelli usa e getta, ma questi si possono riutilizzare come andando semplicemente a scaldarli in un pentolino con dell'acqua normalissima. Quindi l'acqua si mettono all'interno del pentolino, si lascia diciamo portare a ebollizione l'acqua, e quando i cristalli che si andranno a formare si sciolgono si può appunto rimuovere gli scaldamani e riutilizzarli. Durano 45 minuti una volta attivati e raggiungono una temperatura, qua viene dichiarato, fino a 54 gradi Celsius. Andiamo ad aprire il pacchetto. Primo prodotto e secondo, quindi due pezzi potete inserire all'interno dei guanti o addirittura all'interno della giacca. Dice di non metterli nel microonde, mi raccomando, mentre invece se li mettete all'interno di un pentolino con dell'acqua, dopo 10-15 minuti ritornano a questo stato liquido. Dovete assicurarvi comunque che tutti i cristalli che si formeranno siano sciolti, altrimenti poi non è più efficace, non funziona quell'effetto. Come si fa comunque ad avviare? Allora, praticamente vedete che c'è una monetina qua dentro, sia in questo sia nell'altro, si va semplicemente a schiacciare, piegare questa monetina finché tutto il gel si cristallizzerà e emanerà del calore. Quando finisce quell'effetto rimarranno i cristalli, quindi per sciogliere i cristalli si mette dentro un pentolino con dell'acqua bollente. Ho provato anche a mettere l'acqua della teiera, diciamo, ma non funziona, cioè si sciolgono un po', ma il mio consiglio è di metterli proprio all'interno di un pentolino d'acqua che bolle, quindi si devono proprio sciogliere tutti i cristalli. E niente, si possono utilizzare, come dice anche il pacchetto, si possono riutilizzare tante volte. Non c'è pericolo che si sciolgano. Andiamo a misurare la temperatura prima di attivarli. Abbiamo 22 gradi circa. E adesso ne andiamo a attivare uno per vedere appunto la temperatura che raggiungerà. Come vedete dovete andare a prendere la monetina. Non è una monetina, però è simile a una monetina, e con due dita, una dietro e una davanti, andate proprio a piegare, diciamo, questa moneta. Ok, è partito, come vedete diventa tutto duro e caldo. Andiamo a misurare subito. Raggiunge immediatamente una temperatura di 52 gradi, quindi come promesso, in effetti, anche adesso avvicinando la mano, è veramente caldo. La consistenza diventa tutta dura ed è veramente caldo. Infatti, tenendo la mano, quasi scotta. La consistenza quindi passa dal gel a questo stato che è simile alla neve, se vogliamo vedere in questo modo. Ed ecco, quindi funzionano. La temperatura dichiarata raggiunta effettivamente è quella scritta sulla confezione, quindi ovviamente poi la temperatura andrà a diminuire, ma devo dire che sono davvero piacevoli in situazioni di freddo in montagna. Niente, adesso vi volevo far vedere anche quello che avevo acquistato in un negozio normale. Ecco,
più piccolo, però diciamo che il concetto è sempre quello, ma questi qua sembrano molto più grandi e devo dire che sono davvero, al prezzo che costano, sono davvero funzionali. Quindi link in descrizione dei prodotti e vi lascio all'altra recensione dove ho anche acquistato un altro scaldamani della Zippo. Questo mi permette di scaldarvi le mani inserendo all'interno la benzina. Se volete appunto vedere la recensione, vi invito ad iscrivervi al canale e vi lascio magari il link di quest'altra recensione. Alla prossima review!